Salve a tutti, io sono Artuso Mattia, Sales Engineer Networking per Allnet Italia e siamo qui oggi per parlare del protocollo VPN WireGuard, precisamente in una topologia site-to-site con l'utilizzo di apparati Microtik con router OS7 a bordo. WireGuard è un protocollo VPN open source che sta guadagnando molta popolarità negli ultimi anni, per ragioni principalmente di semplicità nella configurazione, per le alte prestazioni e la sicurezza avanzata. Introdotto negli apparati Microtik dalla versione 7 di router OS, WireGuard rappresenta una valida alternativa a protocolli di VPN molto più complessi, come ad esempio IPsec, offrendo prestazioni spesso paritetiche o addirittura superiori ad IPsec, pur mantenendo una facilità di configurazione e un maggiore supporto alle reti sotto NAT e al roaming tra le connessioni. Oltre in generale un supporto multipiattaforma praticamente completo, grazie alla disponibilità di client VPN per i principali sistemi operativi. La topologia che andremo a analizzare oggi è una topologia di tipo site-to-site in cui abbiamo due sedi collegate tra di loro attraverso un collegamento WAN su internet, che in questo caso abbiamo simulato logicamente. Alla sinistra abbiamo la nostra sede A e alla destra abbiamo la nostra sede B, collegate da un collegamento internet che vediamo qui presente, e l'obiettivo nostro finale sarà far comunicare il computer A, appartenente a questa subnet qui all'interno della sede A, con il computer B, appartenente a questa subnet qui, presente all'interno della sede B. Logicamente l'obiettivo non è solo la comunicazione tra le due sedi passando per internet, ma dovremo passare per internet utilizzando comunque un tunnel VPN protetto. Per quanto riguarda le caratteristiche e i punti di forza, vedremo di analizzarle durante l'esecuzione dell'esercizio. Per quanto riguarda il nostro laboratorio, possiamo vedere tutto riassunto all'interno di questa schermata. Nella schermata sottostante vediamo che abbiamo il nostro simulatore di reti con le nostre istanze, i Microtik CHR, che ci permettono appunto di eseguire questi laboratori. E invece nelle schermate superiori abbiamo a sinistra il router A e a destra il router B, in modo da darvi una visione completa di quello che sono le operazioni appunto per la configurazione del tunnel WireGuard. Logicamente do per scontato il fatto che la configurazione base sia già stata fatta all'interno degli apparati, la comunicazione avviene già tramite internet, manca logicamente la parte di tunnel VPN. Cosa molto importante, attenzione, WireGuard supportato dalla versione 7 di router OS, quindi dovete aggiornare la versione di router OS. La versione attuale che stiamo utilizzando è la 7.15.3, che attualmente è l'ultima uscita. Eventualmente versioni successive potrebbero avere alcune modifiche nell'interfaccia. Per quanto riguarda invece la configurazione di WireGuard, nella versione 7 vediamo appunto che WireGuard ha un menu dedicato direttamente accessibile. Vediamo qui in alto a sinistra il pulsante WireGuard, lo apriamo da entrambe le parti. La configurazione, vi avviso già, sarà spesso speculare con alcuni dettagli specifici. Giusto per nota, non farò vedere la configurazione da command line, ma sappiate che per aggiungere questo menu da command line non potete accedere direttamente al menu WireGuard, come vedete nella Graphic User Interface, ma sarà necessario accedere al menu Interface e successivamente al sottomenu WireGuard. È un piccolo dettaglio che vale anche per altri sottomenu di Microtik, tra cui il wireless. Quindi la configurazione procede così. Il primo step essenziale per configurare appunto un tunnel VPN con WireGuard è sicuramente la creazione dell'interfaccia virtuale. Quindi in entrambi gli apparati creiamo l'interfaccia virtuale. Il nome è assolutamente indicativo, potete lasciare il nome di default. Eventualmente in questo caso diamo un nome che ci permetta di riconoscere a colpo d'occhio qual è la configurazione del router A e qual è la configurazione WireGuard del router B. Sull'MTU non andiamo a toccare questo valore qui, è un valore standard di 1420 perché c'è un overhead appunto dato dal protocollo WireGuard stesso. Per quanto riguarda invece la porta di ascolto, questa risulta assolutamente importante. WireGuard utilizza il protocollo UDP e di default è in ascolto sulla porta 13231, scusate. Altre impostazioni non sono necessarie, in questo caso possiamo già procedere direttamente applicando la configurazione e vi faccio notare una cosa, è stata generata una chiave privata che è nascosta, eventualmente possiamo renderla disponibile abilitando appunto la visualizzazione, togliendo l'opzione di hide password. E inoltre è stata generata dalla private key una public key. Questo perché WireGuard si basa su uno scambio di chiavi, chiave privata che teniamo noi segreta e chiave pubblica che condividiamo con i nostri interlocutori, con gli apparati con cui vogliamo avere appunto una comunicazione. Vediamo che sono chiavi diverse perché anche la chiave privata appunto sarà diversa, in questo caso posso anche farvelo vedere perché è un ambiente di test.
È molto molto importante far sì che questa chiave privata non venga resa, appunto, non venga condivisa con gli altri. Nascondiamo di nuovo le password. Bene, una volta creato appunto questa interfaccia wirecard da entrambe le parti, lo step successivo, molto molto importante, è quello di associare un indirizzo IP a questa interfaccia wirecard. Entrambe le interfacce dovranno far parte di una subnet dedicata, non in utilizzo, logicamente, per evitare problemi di routing, e dovranno avere un indirizzo IP univoco presente all'interno di questa subnet. Quindi andiamo all'interno del menu IP Addresses, lo andiamo da entrambe le parti, e andiamo ad aggiungere un'interfaccia, o meglio, andiamo a associare un indirizzo IP all'interfaccia WireGuard. Selezioniamo dal menu Interface l'interfaccia WireGuard e forniamo un indirizzo IP. In questo caso il mio indirizzo IP sarà 172.17.111.1/24 e dall'altra parte, giusto per stare logicamente nella stessa subnet, sarà il 111.2/24 per l'interfaccia WireGuard B in questo caso. Quindi applichiamo da entrambe le parti e in questo caso abbiamo appunto associato un indirizzo IP a questa interfaccia virtuale. Una volta fatto questo, lo step successivo, per permettere la comunicazione da site to site, quindi dobbiamo comunicare router A comunica con router B, dobbiamo logicamente fare in modo di configurare il nostro peer. Allora, il concetto di peer è un concetto abbastanza semplice. All'interfaccia virtuale associamo uno o più peer. I peer sono i nostri interlocutori. Nel caso della sede A, il nostro peer sarà il router della sede B. Stessa cosa per permettere la comunicazione bilaterale, nel router B il nostro peer sarà il router della sede A, ma lo vediamo direttamente che è molto più semplice da vedere che da spiegare. Andiamo nel menu Peers, e creiamo un nuovo peer, lo facciamo prima a sinistra, poi a destra. In questo caso diamo anche qui un nome indicativo. Il nome indicativo nel mio caso, come standard, do il nome del mio interlocutore. Quindi sono all'interno di router A, darò come il mio interlocutore router B. Possiamo scrivere qualsiasi cosa, ve lo dico. Sulla parte di public key, invece, le cose si fanno interessanti. Siccome WireGuard si basa sullo scambio di chiavi pubbliche, noi dobbiamo avere la chiave pubblica di router B. Per andare a recuperare la chiave pubblica di router B, andiamo all'interno di router B. All'interno di WireGuard apriamo appunto l'interfaccia WireGuard creata, selezioniamo la public key qui generata dal sistema in automatico e la incolliamo all'interno di router A, ok? Nella sezione public key. La private key qui non è necessario impostarla. Successivamente dobbiamo logicamente permettere la comunicazione perché stiamo andando oltretutto verso internet, quindi dobbiamo capire dove fare arrivare, dove si trova il nostro router che è in attesa di una connessione VPN. E router A dovrà puntare all'interfaccia, all'indirizzo IP configurato nell'interfaccia Ethernet 2, che è la WAN, del router B. Per recuperare questo indirizzo IP, semplicemente andiamo a vedere nell'Ethernet 2 di router B quale indirizzo IP è configurato. In questo caso abbiamo 10.20.20.2 e andiamo a configurarlo all'interno del campo endpoint 10.20.20.2. Sulla porta in utilizzo andiamo a configurare la porta che è configurata in automatico, non l'abbiamo toccata, sempre presente all'interno dell'interfaccia WireGuard. In questo caso l'interfaccia è la porta è la 13231. Per la parte di allowed address, questo è un campo molto importante, è un campo oltretutto essenziale, perché vi faccio vedere se proviamo a confermare così, ci viene dato un errore in cui ci viene detto non posso aggiungere questo peer perché non è stato impostato nessun indirizzo permesso. Il concetto di allowed address ve lo faccio vedere nella schermata inferiore. Logicamente noi stiamo indicando qual è il nostro interlocutore dall'altra parte. In questo caso specifico, in allowed address, dobbiamo decidere quale traffico possiamo far passare come traffico di destinazione verso quel peer. In questo caso specifico ve lo spiego così: router A, scusate, gli apparati della rete di router A, della rete LAN di router A, dovranno comunicare con router B. Quindi, di conseguenza, che rete dobbiamo raggiungere? Dobbiamo raggiungere la rete 192.168.2.0/24. Quindi, una metodologia sarebbe quella di definire fra gli allowed address del peer router B la 192.168.2.0/24. Quindi, cosa ci permette di fare questo campo allowed address? Ci permette di creare una sorta di filtro per scegliere effettivamente che tipo di traffico permettere di passare all'interno, appunto, verso quel peer.
Noi in questo caso possiamo fare anche una cosa, possiamo dire che permettiamo tutto il traffico. Per fare questa cosa, semplicemente, scusate, andiamo a configurare in allowed address questo indirizzo speciale, lo 0.0.0, ok, 4 zeri, separati da un punto, slash barra 24, insomma, barra barra 0. Sulla pressure key è un campo non obbligatorio. La pressure key ci permette eventualmente di impostare una password ulteriore. Questa informazione non è essenziale. WireGuard è molto robusto di suo, ma il concetto, che potete anche apprendere se leggete il paper appunto del protocollo WireGuard, è che in visione futura, per rendere ancora più sicuro questo protocollo con l'evoluzione appunto dei processori, si aggiunge un fattore aggiuntivo, una pressure key, una chiave appunto, una semplice password che dovrà essere configurata in entrambe le parti. Noi non la configuriamo. Sul Persistent Keep Alive invece questa cosa può essere molto interessante. Il Persistent Keep Alive è un valore che manda una sorta di hello, una sorta di Keep Alive. Semplicemente routerà, manderà a B con una cadenza che in questo caso configuriamo magari come 30 secondi, un messaggio in cui dirà: ehi router B, ci sei? Sei disponibile? E il router B risponderà. Questo perché WireGuard, un'altra caratteristica molto interessante di WireGuard, è che è un protocollo VPN silente, crea un tunnel VPN, ma se non ci deve passare traffico, semplicemente lui rimane in silenzio. E questo è molto interessante anche a livello di sicurezza, perché non vediamo sempre del traffico all'interno appunto del tunnel, ma potenzialmente il traffico passa solo quando deve esserci. Il Persistent Keep Alive a 30 secondi ci permette appunto in determinate reti appunto sottonate e quant'altro di evitare che venga chiusa la porta. Diciamo che in alcuni casi è molto importante configurarlo. Io solitamente lo configuro, ecco. Quindi una volta configurato il peer nel router A verso router B, facciamo la stessa cosa da router B verso router A. Quindi router B avrà come peer router A. Andiamo a configurare come nome router A, questo è solo indicativo, ve lo ricordo. Andiamo a recuperare per router A la nostra public key, mi raccomando, non la private. E vi faccio vedere una cosa interessante, che è un'altra caratteristica molto affascinante di WireGuard. WireGuard richiede che solo una delle due parti, perlomeno una delle due parti, faccia la chiamata appunto di richiesta connessione VPN. E questo permette, ad esempio, a router sotto reti CGNAT, ok, come può essere un router che naviga tramite LTE con una SIM standard o altre realtà di questo tipo, ci permette comunque di creare un tunnel VPN, perché siamo noi che facciamo la chiamata. Quindi il server andrà ad aggiornare il nostro indirizzo che non è stato preconfigurato in maniera dinamica. In questo caso, avendo configurato solo appunto su router A come raggiungere router B, il valore appunto del nostro indirizzo IP sorgente se lo prenderà quando inizierà la connessione appunto VPN, perché saremo noi a fare la chiamata. Quindi abbiamo recuperato la public key, l'endpoint non lo configuriamo, sulla loud address diamo sempre questo indirizzo qui, che vuol dire bypassare tutto quanto. Persistent Keep Alive mettiamolo a 30 secondi, giusto appunto per buona norma. E abbiamo creato appunto un tunnel VPN con WireGuard. Attualmente sede A e sede B comunicano sia tramite internet, ma tramite un tunnel VPN. Siccome WireGuard è molto silente, potenzialmente non vedremo qui traffico presente. Ah, una cosa molto importante che non ho fatto, scusate. O l'ho fatta? No, l'ho messo l'indirizzo IP di WireGuard. Ma logicamente traffico non ce n'è. Facciamo un tentativo, facciamo una prova. Proviamo a pingare da router A l'indirizzo dell'interfaccia virtuale WireGuard di router B. Ovvero in questo caso facciamo un ping verso il 172.17.111.2 e vediamo che riusciamo a pingare correttamente l'interfaccia virtuale WireGuard nell'altro apparato router B, e vediamo che ci sono dei pacchetti in entrata e in uscita, c'è del traffico, ok, per quanto molto molto leggero. E per capire effettivamente se questo traffico passa per il tunnel VPN oppure no, a parte che funziona, andiamo all'interno di router B e utilizzando lo strumento Torch andiamo prima a vedere nell'interfaccia Ethernet 2, che è l'interfaccia appunto WAN di router B, usiamo un Torch,
e vediamo che c'è un traffico, però UDP sulla porta 13231, vuol dire che il tunnel effettivamente è stabilito e sta comunicando. Se invece andiamo all'interno dell'interfaccia virtuale WireGuard, quello che vedevamo solo come un tunnel VPN, vediamo cosa contiene. Contiene traffico ICMP, che è il nostro ping appunto tra i due apparati. Infatti se chiudiamo appunto il ping, vediamo che anche dall'altra parte smetterà appunto di comparire. Quindi stiamo effettivamente facendo dialogare i due apparati. E cosa molto interessante che vi ho fatto vedere, ho configurato come indirizzo IP di endpoint solo in router A verso router B e non viceversa. Infatti il router B si è semplicemente adattato alla situazione in corso. Intanto è vero che, come vedete, nel campo peers, e quindi parliamo dell'interlocutore di router B, quindi router A, abbiamo un current endpoint address. Ci dice praticamente che il nostro router A, anche se non abbiamo configurato questa impostazione qui dentro, infatti non c'è questo, scusate, all'interno del peer non c'è questo valore configurato, comunque lui se l'è aggiornato. Questa cosa qui ci permette ad esempio permette a WireGuard di essere molto ottimizzato per il roaming. Se passiamo da una connessione all'altra non è un problema, semplicemente si aggiornerà questo campo che vediamo qui, current endpoint address, se abbiamo fatto questo genere di configurazioni. E questa è la configurazione standard. È anche vero una cosa, che in questo caso la comunicazione è stata diretta perché nella parte di firewall non abbiamo configurata nessuna regola di firewall. Buona norma, logicamente, se avere delle regole di firewall, questo è un ambiente di test. Se andiamo a creare una regola di firewall, creiamo una regola di firewall in input per il protocollo di tipo UDP, scusate qui che troviamo l'UDP, come porta di destinazione mettiamo la porta di WireGuard, che vi ricordo la 13231, quindi porta destinazione 13231, perché il ragionamento è sempre il pacchetto che ci arriva in entrata che porta di destinazione A, la 13231. Come azione facciamo accept. Così facendo, ok, andiamo a generare, andiamo per crearlo anche dall'altra parte, che male non fa, ecco, per capire un po' questo genere di protocolli e di regole. Andiamo destination port 13231 e andiamo appunto a fare accept. Ci accorgiamo oltretutto che se facciamo un bellissimo ping per vedere se la regola appunto funziona verso 172.17.111.2, attualmente sta funzionando. Se la regola la modifico in drop, per l'appunto, vediamo che va in timeout, quindi la regola è corretta. Mettiamo il nome in accept. Eccoci qui, tornato, avete visto anche la velocità con cui il tunnel è stato stabilito. Una volta create appunto le regole di firewall e quant'altro, la comunicazione avviene correttamente. C'è un dettaglio però, noi non vogliamo far comunicare solo router A con router B e eventualmente far dialogare appunto solo i due router a livello superiore. Vogliamo fare in modo che all'interno il computer A e il computer B riescano a dialogare tra di loro e anche da router A io posso raggiungere ad esempio router B. Per capire a riguardo, andiamo a vedere un attimo se router B ha un indirizzo IP configurato. Essendoci su Ethernet 4 un DHCP server configurato, possiamo andare sotto in router B, sotto DHCP server, andiamo a vedere i LIS e vediamo che c'è un LIS che è stato dato a questo virtual PC che è il computer B. Facciamo un ping direttamente verso quell'indirizzo IP, quindi da router A verso il computer presente nella subnet della LAN di router B, e di conseguenza andiamo a vedere che il ping non va a destinazione. Perché non va a destinazione? Molto semplicemente manca la rotta. Quindi sotto IP routes andiamo a configurare una rotta per raggiungere appunto questa subnet qui della LAN DB. Quindi andiamo a configurare come rotta, come destination address all'interno di IP routes, mi raccomando, nuova rotta, e facciamo 192.168.2.254, scusate, 192.0/24 l'intera subnet. Come gateway cosa utilizziamo? Utilizziamo come gateway l'indirizzo configurato nell'interfaccia WireGuard virtuale del destinatario. Nel nostro caso siamo router A, il destinatario è l'interfaccia WireGuard di router B. Quindi 172.17.111.2. Così facendo, abbiamo creato una rotta statica, come vedete è attiva, vediamo che improvvisamente la comunicazione avviene correttamente. Avviene correttamente perché noi ufficialmente stiamo uscendo, e lo vediamo qui all'interno di WireGuard, l'interfaccia WireGuard,
stiamo uscendo con il nostro indirizzo IP dell'interfaccia WireGuard di router A. Quindi non è un problema. Ma se facessimo un tentativo di ping da router B, lo vediamo qui sotto, router A, quindi 192.168.2.254, vedremo che il nostro computer A non va da nessuna parte. Perché il problema qual è? Che manca la rotta da B verso A. Per farlo, semplicemente andiamo all'interno di router B. Sotto IP routes. E diamo una rotta, ok, che identifichi, appunto, per router B, identifichi la rete LAN remota presente all'interno di router A, ok? Quindi la 192.168.1.0/24, quindi 192.168.1.0/24. Come gateway cosa utilizziamo? L'indirizzo dell'interfaccia WireGuard. Quindi IP addresses in router A, e vediamo che l'interfaccia WireGuard in questione è la 172.17.111.1. Così facendo, adesso abbiamo fatto in modo di creare una rotta in entrambi i router per aggiungere le rispettive, appunto, reti remote, quindi la router A per aggiungere la rete remota LAN di router B e viceversa. Così facendo, andando in computer A e facendo un ping verso l'indirizzo IP 192.168.2.254, vediamo che la comunicazione avviene correttamente. Router A sta comunicando correttamente con router B. Il traffico arriva in router A, qui dentro viene incapsulato all'interno del tunnel WireGuard, passante per internet, qui router B viene incapsulato, e successivamente appunto avviene la comunicazione con router B e viceversa. In questo caso la comunicazione è trasparente, le due reti LAN dialogano direttamente tra di loro. Questa impostazione è un'impostazione assolutamente molto molto importante, che ci permette appunto la comunicazione tra due reti site to site. Detto questo, abbiamo visto la configurazione di WireGuard, nulla di più semplice. Quindi, ricapitolando in maniera molto veloce, creiamo l'interfaccia di WireGuard virtuale, creiamo una nuova interfaccia, prendiamo nota appunto della public key, che la dovremo utilizzare successivamente, andiamo ad associare l'interfaccia WireGuard a un indirizzo IP, ok, appartenente a una subnet dedicata. Successivamente andiamo a configurare il peer, che è il nostro interlocutore remoto, dando le informazioni essenziali, che sono la public key del nostro interlocutore remoto, l'indirizzo di endpoint, che è l'indirizzo IP che sarà l'indirizzo IP pubblico del nostro router destinatario, la porta configurata appunto nell'endpoint, e dando come allowed address o delle subnet specifiche, oppure questo indirizzo IP qui speciale, appunto, che ci permette appunto di passare qualsiasi traffico all'interno. Inoltre, una volta configurato questo, è molto importante creare una regola di firewall, come abbiamo visto, andare a configurare le rotte per permettere la comunicazione appunto trasparente, e il gioco è fatto. Come abbiamo visto, questo è uno dei tanti, delle tante possibilità appunto di configurazione che possiamo fare all'interno degli apparati di MikroTik con router OS. Per qualsiasi altra informazione, sappiate che appunto AllNet Italia è anche Academy, teniamo numerosi corsi, tra cui i corsi appunto di MikroTik, con il sottoscritto che è trainer certificato MikroTik, e i prossimi dovrebbero essere appunto nei prossimi mesi. Collegatevi al sito di AllNet Italia nella sezione corsi per andare a vedere tutti i corsi in programma. Io vi ringrazio ancora per l'attenzione, per qualsiasi cosa appunto rimango disponibile, e niente. Vi auguro una buona continuazione e alla prossima.